Una dolce donazione per tutti coloro che in questa fase di emergenza sono stati quotidianamente in prima linea nella lotta al Covid-19. 70 kg di ovetti di cioccolata sono stati infatti consegnati da un'azienda privata all'Ordine delle professioni infermieristiche di Arezzo. Abbiamo ricevuto 70 kg di cioccolato che andranno nei vari reparti anche oncologici della provincia di Arezzo e soprattutto anche a tutti i collaboratori come i volontari, come gli infermieri, i medici, gli OS che in questo momento stanno attraversando ancora un periodo ancora difficile per combattere questo virus. Devo dire che la solidarietà è stato un anello fondamentale di questa catena di movimento in contrasto al Covid-19 e soprattutto devo dire che spero che questa solidarietà non si dimentichi dopo perché tantissimi cittadini dovranno avere diciamo così, una sicurezza che è quella della salute. Certamente un modo per ringraziarli. Purtroppo c'è stato quest'anno questa pandemia arrivata in piena campagna pasquale, quindi le rimanenze di cioccolato, colombo, eccetera, prodotti pasquali sono state notevoli. E quindi un po' tutte le aziende autorizzano noi rivenditori che abbiamo rimanenze in magazzino a donare in compartecipazione diciamo il prodotto rimasto e in questo caso appunto questa ditta di piemontese ci ha autorizzato a fare questa donazione e non abbiamo pensato di destinarla appunto a chi si è sacrificato dal punto di vista lavorativo. Una parte l'abbiamo destinata invece con altre aziende a Caritas o insomma enti assistenziali che in questo periodo anche in quel campo le famiglie bisognose stanno aumentando. Ti ringraziamo l'azienda che tra l'altro vedo che viene da Firenze per questo dono che ha fatto e naturalmente anche questi piccoli dolcetti ovetti di Pasqua andranno anche nel servizio oncologico, il servizio scudo per alleviare poi le problematiche che ci sono. Sempre all'Ordine delle professioni infermieristiche di Arezzo è arrivata anche un'altra importante donazione. La Federazione Nazionale FNOPI ha inviato a tutti gli ordini provinciali d'Italia e anche al nostro ordine oltre 3.000 mascherine. Queste 3.000 mascherine sono destinate all'RSA, a tutti gli enti dove lavorano infermieri in settori privati. Quindi sarà nostro compito. Abbiamo già stilato una lista e una distribuzione equa su tutto il territorio provinciale. A breve arriveranno FFP2, ma soprattutto anche in collaborazione con il Calcit abbiamo acquistato migliaia e migliaia di guanti e tute protettive che sono in questo momento la carenza necessaria.